In Italia c'è qualcosa che non va. In Italia c'è qualcosa che non va. Da piccolo il nostro compagno Matteo aveva degli hobby come un normale bambino. Aveva i suoi giochi, giocava a pallone. Adesso invece ha uno strano hobby. Volete sapere quale? Flirtare con le vecchie. Avete capito bene? Flirtare con le vecchie. Guardate cosa hanno ripreso le nostre telecamere nascoste. E non è finita qui. Lo dobbiamo aiutare. Andiamo a controllare. Scusami, sono Matteo, ho lasciato la chiave proprio a porta sotto. Matteo? No, si può aprire solo la porta sotto, poi qua sono a casa. Grazie. Bazzecole. La solita scusa della chiave. Ci stavi aspettando? Matteo, sappiamo tutto il tuo problema. Tranquillo, ti aiuteremo. Nome: Matteo. Cognome: Madoff. Età: 18 anni, da oggi. Professione: studente. Chi preferisci, una giovane o una vecchia? Una vecchia. Qual è stata all'origine del tuo problema? Vabbè, quando da piccolo insomma stavo sull'altalena, sono cascato e corri in culo dell'altalena, sono cascato per terra. Come ti sei accorto di avere questo problema? Non me ne sono accorto. Dicci cosa provavi quando vedevi una vecchia. Tua mamma, per favore. Io non ho... Io vado via. Qual è stato il budget massimo di un tuo corteggiamento? All'incirca va dagli 8.000 ai 10.000. Chi ti ha aiutato a smettere? I miei compagni di classe, amici del Giando Buchi, il nonno Brandone e i compagni di squadra. Ma chi ti diceva non è meglio una giovane, cosa rispondevi? Gallina vecchia fa buon brodo. Com'è andare con una vecchia? La crema. Con quante vecchie sei andato? 56. Contemporaneamente? No, non lo so. La cosa che ti piace più a questo mondo? Le gambe delle vecchie. Cosa ti dicevano in intimità? Perché lo facevi? Per un'esperienza trasgressiva. Ti stai curando? Sono andato dal medico specialista in Ascoli, il dottor Allevi, che mi ha curato. Ora uscirai con una bella ragazza?
non mi piace. Un consiglio per quelli come te. Che è una brutta esperienza e non lavora a nessuno. Dici che non lo farai più. Non lo farò più. Promesso. Un saluto a tutti. Ciao a tutti. Con questo attestato Matteo ci dichiarerà che ha detto tutta la verità e nient'altro della verità. Puoi firmare. E dici che non lo farai mai più. Non lo farò mai più. Speriamo di aver curato il tuo problema. Avrai anche 18 anni, però noi ti controlleremo. A me, guarda, due secondi, oh, facciamo, vabbè. Oh, sono avanti, prima la faccia, c'è qualcosa che non va. In Italia c'è qualcosa.